On Fair Lips con i nuovissimi Love Out Loud di NYX Professional Makeup. Sono molto contenta di fare questo video perché era da tanto che non facevo la rubrica On Fair Lips. Come sapete era la rubrica che avevo lanciato l'anno scorso, dove voi votavate i rossetti e io ve li facevo vedere con gli swatches sulle labbra. Questi prodotti saranno disponibili solo online dal 26 di settembre a pezzi limitatissimi, quindi se volete acquistarli dovete essere super veloci. Vi lascio comunque nell'info box il sito di NYX Professional Makeup nel caso non lo abbiate sbirciato, non sapevate che potevate acquistare NYX anche su anche online. Come avrete notato dai nomi, questi rossetti rappresentano 6 diverse personalità, come impavido, straordinario, coraggioso, fiducioso, brillante e appassionato. Li ho letti perché ovviamente non ho una memoria di ferro e quindi ho deciso di rappresentare al meglio, da come avete visto nell'intro, come se fosse un sogno di questi diversi, di queste diverse personalità. E sarebbe bello scoprire da voi qua nei commenti quale di questi aggettivi vi rappresenta al meglio, quindi se siete delle persone coraggiose perché, insomma, voglio sapere questi aggettivi perché vi rappresentano, soprattutto quale di questi aggettivi vi rappresenta e perché. Il mio tra tutti questi devo dire che direi brillante, perché quando mi metto d'impegno ho delle idee davvero brillanti, anche se il più delle volte non riesco a metterle in atto. Quindi eccole qua tutte le 6 le tonalità, sono molto molto belli. Come vedete ci sono più lilla, più viola e 2 color carne, uno un po' più bordeaux. Mi piacciono tantissimo, soprattutto quelli lilla. Non seccano le labbra, restano morbide e confortevoli e sono appunto waterproof, quindi ve le consiglio se siete appassionati di rossetti liquidi ma avete delle labbra secche. Io infatti ho delle labbra molto molto secche e alcuni rossetti liquidi me le seccano troppo andandosi a sgretolare, mentre questi rimangono veramente veramente idratanti sulle labbra, però opachi, non hanno dentro cose che riflettono ma sono tutti completamente opachi. In molti si sono chiesti se questi rossetti liquidi sono simili ai lingerie o ai liquid suede. Bene, come texture sono molto simili ai liquid suede, la differenza è che sono più duraturi, resistono all'acqua, infatti come potete vedere in questo breve filmato resistono tantissimo sotto l'acqua una volta asciutti e hanno una texture molto molto più morbida. Quindi anche a differenza dei NYX lingerie non seccano le labbra ma rimangono molto morbidi sulle labbra, quindi questa è la nuova parola del giorno, morbidi. Spero che questo video vi piaccia, se così fosse mettete un bel pollice in su, un bel like e se volete un altro video come questo fatemelo sapere con un commentino e soprattutto fatemi sapere quali prodotti vorreste vedere. Io e i miei nuovi Love Out Loud vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!